È proprio in una delle giornate più calde, rigorosamente dopo il tramonto, decidiamo di uscire per andare a mangiare africano. Vestiti come degli americani anni 50, ci dirigiamo verso il ristorante che Google Maps dava rigorosamente aperto. Ci buttiamo a tutta velocità nelle campagne padane con queste gang di moscerine che sbattevano kamikaze sul viso. Con questo nuovo outfit da Daft Punk in vacanza. Arriviamo sul luogo, ma scopriamo che Google Maps ci aveva mentito. Il ristorante africano era chiuso e quindi dopo un po' ripieghiamo su un ristorante libanese che ci aveva consigliato un amico che fa piatti vegani. Andiamo a provare, al massimo poi ripieghiamo sul massaggio cinese. Le patate che le ho ordinate, andiamo a mangiare particolare. Senti, mi porti una matriciana, due patate e una pizza. Questo riso con cipolla caramellata e lenticchie è strabuono. Assaggiamo queste patate, minchia, piatto tipico, sono buone, piccanti, però sono patate. Alla fine abbiamo sbaffato tutto, abbiamo mangiato benissimo, aria condizionata, dietro le spalle, per un conto di 50 euro, 25 a testa. Non male per provare una cucina lontana dalla nostra, ma che può piacere se cercate qualcosa di nuovo.